quindi... Se lo potessimo togliere, ma poi non so. Cosa dice l'interlocutore? Però onesta, L'interlocutore è sveglio. Allora, veniamo a questo. Se facciamo questa per quanto risolvo si impegna, per quanto sua competenza di trattamento delle risorse umane e finanziarie disponibili. Io penso che siamo già in ritardo, perché questo abbiamo già nel cassetto 2-3 mesi. Guarda che sul sindaco se la interrompo, non approfitto della bontà del presidente. Guarda, sindaco, non faccio polemiche stucchevoli, siccome il problema è che sarà un atto di intesa superiore. Monitoriamo prima il livello di intesa superiore, perché non vorrei che praticamente qualcuno utilizzasse intese inferiori per legittimare a posteriori un altro tipo di intesa, perché siccome spesso succede, si dice che sono gli enti locali. Allora, per esempio, quando diceva lei, sindaco, a proposito della Turco Gas di Gissi, avendo letto la relazione geologica che accompagnava il progetto di GIS e conoscendo sulla base del decreto Sarno quella che è la classificazione originaria, non quella successiva, ovviamente quell'altro, io mi auguro che sostanzialmente quelle che erano paure che andavano in giro allora, che avevo pure io, siano restituite di fondamento. Però il punto di fondo è che, ripeto, siccome ci sta tutta un'altra serie di elementi, perché qua è chiaro che dove era con un treno, ovvero c'era scritto pure la scava sotto la base di San Marco, quindi praticamente la subsidenza per lui è un problema, dice, se lei dimostra che ha gli strumenti tecnici. Però io le consiglierei, ma caldamente, una bella riflessione, una meditazione attenta, proprio per così per rendersi conto, magari anche per orientarsi nei confronti praticamente delle altre amministrazioni, perché penso che sia interesse di tutte le amministrazioni praticamente avere un atteggiamento univoco. Capisco che sarà difficile, però in Italia per esempio ci sta buona legge sull'inquinamento elettromagnetico, ora è l'ultima cosa che aveva fatto praticamente il governo centrosinistra. Però sentire che per esempio a San Donofrio e a Lanciano praticamente passa come una lama, no, l'elettrodotto, per cui la gente di San Donofrio si ritrova l'elettrodotto, mentre i passeretti del bosco di Mozzagrogna sono esenti, beh, no, qualche problema ci lo pone. Quindi siccome poi anche la Sisang, il comune di Pagliette, la Pessa, hanno fatto altre osservazioni, secondo me sarebbe... Pagliette ha chiesto la compensazione come prima, non ha fatto storia. La Pessa almeno, ma no, almeno praticamente era un progetto, ma io poi non voglio entrare nelle decisioni, quindi uno si assume la responsabilità di quello, ripeto, però... Orlando, scusa. Gerumini. Non è che questo facciamo, ci impegniamo a fare, questo è un protocollo. È un protocollo di inizio che poi sempre sottoscritto e firmato e definito nei particolari. Io sono io due cose, se posso. Quando dice il paragrafo 4, sottoscrivo una apposita convenzione per la compensazione, metterei per compensare gli eventuali impatti, metterei non compensare. Compensare, si impegna a compensare. E poi togliere quest'ultima frase sull'articolo 5, una volta l'opera sarà o facciamo l'aggiunta qui. A questo punto io propongo di fare la convenzione per compensare. Si impegna a compensare gli eventuali impatti ambientali. E poi togliamo una volta che l'opera sarà stata utilizzata, questo è il nostro. Torniamo. Noi siamo qui per questo. Allora, Presidente. Bene. Allora, considerato che c'è nessun altro, mi sembra che c'è la parola. Pongo ai voti la proposta di delibera sull'accordo con la società Bruzzo Energia S.p.A.
con le variazioni che il sindaco ha appena citato. Sopra detto le premesse delibera, le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione di approvare l'allegato scritto sul protocollo d'intesa tra il Comune di Guardia Vella, Produzione Energia e Terna Spa, di stabilire la compensazione degli impatti ambientali sul territorio comunale in euro 600.000, somma da inserire l'articolo 4 dello schema di spesa che rinvia alla sottoscrizione di specifica convenzione con Terna. Di dare mandato al sindaco di sottoscrivere il citato protocollo d'intesa, di dichiarare. No, questo mi fermo qua perché poi c'è l'eseguibilità. Quindi pongo i voti, chi è favorevole, chi è contrario, chi si astiene. 4 contrari, 11 favorevoli. Pongo per l'immediata eseguibilità, chi è favorevole, chi è contrario, chi si astiene. Contrario 4 e favorevole 11 anche. Considerato esauriti i punti, i consiglieri e i punti dell'ordine del giorno, dichiaro sciolta la seduta alle ore 21:45. Buona cena.